ragazzi, chiamiamo, se no è tardi, a Monte Carlo si fa tardi, credo che sia a Monte Carlo, chiamiamo Flavione, vai. Allo? Flavio? Come va? Eccoci qui, tutto bene. Qua. Allora, immaginiamo una situazione, in caro Flavio. In quale prigione ti trovi? In quel della Costa Azzurra o in quel del Chieri? In ufficio. Dove? In ufficio ci dove? Stiamo preparando a Monte Carlo. Stiamo cercando di mettere assieme le ripartenze dei locali che possiamo e stiamo lavorando. Tanto qui mi pare di capire, caro Flavio, che bar e ristoranti non, con queste disposizioni non hanno nessuna intenzione di riaprire per pagare i dipendenti e non incassare un cazzo. No, in generale. Quello che non capiscono, che fanno chiacchiere e elemosine, cioè cercano di far sopravvivere la gente all'emergenza, sono completamente inadeguati, non capiscono che se le aziende non partono non possono recuperare i soldi della cassa integrazione, non possono pagare gli stipendi, cercano di dare elemosine. Solo elemosine, piccole elemosine. Ma poi finisce, allora i decreti ormai non li chiamano più per mese, perché se li chiamano per mese a luglio stiamo parlando di quello di aprile, per cui non va più bene. Hanno cambiato anche il nome dei decreti, no? Sviluppo, resistenza, sì. E se poi ti fanno aprire e non ti mettono in condizioni di lavorare, è meglio stare chiusi. Loro, dato che hanno 15 o 16 mila euro al mese, non pensano che c'è gente che non ha 3 mila euro in banca e le già spese per sopravvivere. Sicuramente loro non hanno problemi, neanche i loro familiari. Ma tu non temi una rivolta? Tu non temi una roba violenta, secondo te? Ci potrebbe essere una roba violenta? Ma io, prima o poi ci arriviamo. Se continuano a raccontare un sacco di balle, se continuano a non dare una lira a nessuno, se continuano ad fare dei lavori che non puoi fare, sì, se continuano a non aprire le regioni che possono aprire. Ma c'è una manovra importante da 55 miliardi adesso, 50? Ragazzi, non è una roba. Ma tutte cazzate. Dimmi quanti soldi tutti, se io, a me viene mal di testa quando sento Conte che parla di miliardi come fossero noccioline, che non si rende conto che sono i miliardi. Quanti miliardi teorici hanno stabilito questo governo? 300, 400, non lo so, io ho perso i conti. Sì, prima 400. Quanti soldi sono entrati nelle tasche della gente per sopravvivere? Pochissimi. Perché non c'è mai un rapporto governo-imprenditore. Mettono sempre qualcuno di mezzo per dar la colpa. È come se io voglio uscire con una potenziale fidanzata, si porta sempre l'amica. Questa è una metafora interessante. Non vuole stare con me. Puoi provarci con l'amica, però, se vuoi. Normalmente l'amica è cessa. Perfetto, abbiamo capito la metafora. Senti, scusami. Loro ti mettono l'amica, per loro è la IMSS, e poi ti mettono le banche. Ma le banche, se loro non danno garanzie, non ti danno credito, ma che credito ti devono dare le banche? Scusami Flavio, però facciamo un'ipotesi, torniamo a un altro argomento, Briatore rapito in Kenya da estremisti islamici. Secondo te lo Stato italiano... Non succede, perché lui c'ha un villaggio meraviglioso, protetto da chiunque. Mettiamo una cosa del genere. Guardie armate. Che succede? Lo Stato paga o non paga? Salvini dice che non avrebbe mai pagato per Briatore. Magari Salvini personalmente paga per me. Ma prima di tutto, Briatore non va nelle zone che sconsigliano di andare, c'è una bella differenza. Briatore ha 25 anni che è in Kenya, noi abbiamo circa 1000 ragazzi che lavorano per noi in Kenya, tra Nairobi Allora io ti garantisco che io sono mai andato nei posti dove sconsigliano di andare, e quando hanno rapito questa ragazza qui, non per tornare, io, dato che era novembre, e sui giornali italiani, ragazza italiana rapita in Kenya, che è pericoloso, io mi ero informato, lei era andata in questo posto qui dove tutti gli avevano sconsigliato di andare. I rapimenti sono... capito, ma è un ANG, ma scusa, lei era andata lì mica per fare il resort di Malindi, era lì per fare un orfanotrofio, scusami amico mio. Tu fai la spa. Piccolo, non c'erano neanche i bambini. Scusami, tu vuoi fare l'orfanotrofio? Cioè, devono smetterla. Queste ONG devono smettere di andare in giro per fare i selfie con i bambini neri. Devono ma quali soldi con i bambini? No, ma ha ragione lui. L'impatto che queste ONG hanno sul Kenya è zero. Cioè, l'impatto è zero. Ma è zero. Ma noi supportiamo degli asili, degli orfanotrofi, e ci sono dei professionisti. Sì, qui che girano con lo zainetto
libera e bella per andare in giro, ma non dovrebbero neanche andare in giro e non dovrebbero andare nei posti sconsigliati. Ma l'Italia fa bene perché a pagare, allora no? Consiglio, Parenzo, se io, tu vieni in Kenya da me e ti dico non andate lì, e tu non ci devi andare. Ma chi viene in Kenya da te è un miliardario che ma si chi fa te una l'ha bella detto? Vacanza, ma quando mai? Cosa che non è, o uno che sta molto bene, non è Silvia Romano che andava per aiutare i bambini. Fate due lavori diversi. Bambini, lei fa la volontariato. I bambini si aiutano da soli, non c'è problema. Sì. Non dobbiamo confonderci. Gente che va lì non parlano neanche swahili. Queste ragazze qui quando vanno lì non parlano niente. Allora quando ti sconsigliano, la stessa ONG ti sconsiglia di non andare, di ritornare, che è un posto pericoloso, tu devi tornare. Allora scusa una roba, allora è diventato un mestiere nuovo, allora tu vai, questi qui rapiscono la gente, tanto sanno che qualcuno paga il riscatto e quindi. Ma per te ha sbagliato il governo a pagare o no questi estremisti islamici? Ha sbagliato il governo a mollare i soldi o no? Io non lo so se ha pagato, cosa ha pagato. Per te non avrebbero pagato, mi sembra di capire. Per me non avrebbero pagato, però io non sarei andato in quella città dove è andata la Silvia, non mi avrebbero pagato. Ma l'immagine di quella ragazza arrivata vestita da islamica e con un vestito che molti attribuiscono alle donne sottomesse somale. È così, non è che molti, è così. Cioè quel vestito là, scusate, è stata in prigionia, è stata delle mani dei guerriglieri somali, non è stata nel resort di Briatore con il cappellino del billionaire. Ma sì, però ragazzi, quando, ma di che parlate? Era meglio che andava da Briatore, secondo me, invece. Cioè, ma è andata a fare un'altra cosa. Ci sono le foto dei ragazzi americani che sono stati prigionieri dal Shabab, avevano una faccia completamente diversa. Cioè? Lei quando è tarata mi sembra che avesse una faccia, ha detto che sto bene, ha detto che si chiama Aja, non ha ringraziato nessuno per essere lì, perché gli abbiamo fatto dispiacere a portarla qui, per cui ha detto mi chiamo Aja e secondo me fra qualche mese torna giù. Poi io credo che è stata anche non è stato corretto che avessimo avuto il primo ministro, il ministro degli esteri, a riceverla quando arriva con la divisa, con la divisa delle donne sottomesse in Somalia. Era il suo abito della prigionia, ragazzi. Ma non aveva l'infradito, perché non era stata in una spa con l'infradito e i capelli cotonati. Vuol dire? Era stata prigioniera per 536 giorni nelle mani di terroristi. Ma non vuol dire niente. Erano gli abiti che lei aveva. Io posso essere prigioniero senza stare e non essere prigioniero. Io posso convivere. I rapitori la prossima volta gli daremo, facciamo così. Comunque, la prossima volta gli daremo il cappellino billionaire quando scende dall'aereo, va bene? No, Parenzo, ti sbagli, tu non ti devi presentare con lui. Eri in ambasciata italiana, per cui super protetta vuol dire che tu vieni in Italia e non ti devi presentare con quella palandrana. Dai, questo su. Mi sembra chiaro. Comunque, Flavio, possiamo concludere in questo modo: la prossima volta quando uno va in Kenya, invece di andare in quella zona lì, è meglio che Silvio Romano vada nel tuo resort. È meglio, no? Già i soldi, ma questo è sicuro, ti garantisco. Cioè, meglio che salvare delle vite, meglio che salvare. Ma che salvare vite? No, adesso, se tu vieni, ti tengo a risorse in mesi. Sarà una differenza tra andare a salvare dei bambini e bersi dei caipirini con un cappellino sulla testa? Ma che salvi i bambini? I bambini lì si salvano da soli come sempre. Ma si guarda che notoriamente si salvano da soli in Africa. Se tu non sei competente, cosa vuoi fare? Mi stai dicendo che li salvi più tu di lei? Mi stai dicendo che li salvi più tu come imprenditore che non è con l'altro? No, io sto dicendo che noi diamo dei contributi a degli ospedali, diamo dei contributi a degli orfanotrofi. Sicuramente li salvi più tu, dillo. Sicuramente sì. Ma certo, ma naturalmente. Allora, chiudiamo in questo modo. Io voglio ufficialmente un invito in Kenya. Se deve proprio tornare in Kenya, venga da me. Diciamolo, Flavio, così almeno. Cioè, se viene da noi, non ci sono bambini da curare, si fa le vacanze. Ciao. Vabbè, Flavio, un'altra roba. E non può fare selfie. Ciao.